Ci troviamo in compagnia con il signor Giuseppe Bruzzo, che ci parla un po' dell'evolversi della giornata dedicata agli Unisanti, appartenente da più di oltre 40 anni alla confraternita Santa Croce, come mi citava poc'anzi. Sì, esattamente così. Il nostro è un oratorio che ha come titolo Oratorio Confraternita Santa Croce di Castelsardo e ha sede nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove ci riuniamo e dove si dipartono diciamo così, le nostre partecipazioni sia liturgiche che paraliturgiche. In particolare la confraternita è depositaria, diciamo così, dei riti della Settimana Santa, che conserva e tramanda di generazione in generazione, pensiamo da più di 4 o 5 secoli, visto che i documenti più antichi che abbiamo trovato danno esistente la confraternita già dal 500 e dal 600. E dunque, in particolare per quanto riguarda questa giornata di oggi, che è un po' un unicum nel territorio della Sardegna, il lunedì dedicato a un rito, a dei riti particolari che riguardano la Settimana Santa, perché dappertutto, come anche da noi, ci sono poi le giornate di giovedì, venerdì e poi Pasqua, no? A Castelsardo, chissà perché, è stato inventato questo primo giorno della Settimana Santa con questa processione dei misteri così interessante, lo diceva anche il Vescovo nell'omelia, no? Perché racchiude in poco spazio, che è quello con cui i confratelli portano i misteri e i cori che sono intercalati, raccontano passione e morte di Cristo in maniera, si può dire, visiva. Ecco. Poi il canto serve ancora per accompagnare in maniera più precisa questa sacra rappresentazione, e dunque ci sono tre cori. Il primo, che apre la processione, è il coro del Miserere, e dunque esegue il testo del Miserere, che è il Salmo 50 o 51 a seconda delle versioni. E poi ci sono sei apostoli che portano i misteri che sono serviti, diciamo così, per la preparazione alla morte. E dopo c'è il coro centrale, che è quello che esegue il canto dello Stabat. E subito dopo ci sono altri quattro apostoli che portano i misteri della morte del Cristo, e poi chiude la processione il coro dello Gesù, che intona diversi versetti che raccontano un po' anche nel testo, perché non c'è un testo scritto di quest'ultimo canto, raccontano le diverse fasi della passione e morte di Gesù.
Man hat es zwar gesehen, aber wir konnten uns die Bilder nicht zusammen vorstellen. Che sono dei riti che emozionano, che suscitano dei sentimenti, ed è questo che la fede è giusto che faccia. Quindi è tipico della pietà popolare aiutare la gente anche a commuoversi, a partecipare emotivamente e affettivamente ai riti che celebriamo. E la contemplazione di questi strumenti, che sono gli strumenti della passione di Cristo, in qualche maniera ci fanno toccare con mano che il dolore provato da Cristo non è un dolore finto, ma è un dolore vero. E come siamo soliti anche sottolineare, questo dolore, però, la sofferenza vissuta da Cristo non è fine a se stessa, è espressione di amore. È un Dio che ha pagato a caro prezzo la nostra liberazione, la nostra redenzione, il nostro riscatto. Quindi questo dolore, questa passione di Cristo è soltanto espressione dell'amore infinito di Dio. E allora questo non può che commuoverci, per dire anche quello che diciamo anche nei nostri canti e nelle nostre liturgie, nella liturgia della pietà popolare: quanto ti è costato, Dio, il volerci bene. È come un fratello, è come un padre, una madre che per il bene del figlio sacrifica anche la propria vita. Ecco, questo è il mistero della Pasqua: mistero di amore, mistero di vita, mistero di speranza. Grazie, Monsignore. Ah.